Eccomi a casa ragazze, scusate i capelli, ma a parte che sono da lavare, ma poi fa un caldo assurdo oggi. Oggi è 15 ottobre, c'è una giornata meravigliosa, un sole caldissimo. Io sono, scusate anche il rossetto, ma con la mascherina. Io sono appena tornata a casa, come vi ho detto, sono andata al mercato. Devo dire che però oggi è stato un po' deludente. Non ho trovato granché, ho trovato solo due cose, però sono molto molto carine. Mi sono seduta qui sul pavimento, non fateci caso. Ho preso due giubbini. Uno in realtà è una giacca di jeans, anche se è un po' particolare perché ha le maniche. Aspettate, ve la faccio vedere, forse è meglio. È questa. E questa giacca qui in jeans, però la particolarità è che ha le maniche, vedete, e il cappuccio come se fosse una felpa. E non lo so, mi è piaciuta l'idea di questo modello, di questa manica fatta in questo modo, un po' più sportiva. E infatti ho intenzione di prendere anche qualche pantalone di proprio tuta. Io non li uso tantissimo, però li trovo veramente comodissimi, anche semplicemente per andare a fare la spesa, per fare una commissione veloce. Il jeans è un po' scomodo, soprattutto poi quando comincia a fare più freddo, io non lo sopporto tantissimo, infatti uso tantissime leggings, però qualche tuta può sempre farmi comodo e quindi ho preso questo da abbinare appunto alle tute che devo comprare perché non ne ho, e questo l'ho pagato solamente 1 euro. E sempre ad 1 euro ho preso un altro giubbino, questo è proprio un giubbinetto, è molto carino, speriamo mi vada bene, la taglia mi pare che era una S, una 40. È questo nero fatto così. Poi ragazzi, li lavo e ve li faccio vedere indossati. Non li metto adesso perché non riesco a provare le cose senza lavarle. Ed è appunto questo giubbinetto qui firmato Fard, quindi anche un buon capo, diciamo, di qualità comunque un pochettino superiore rispetto al normale, anche se io non sto a guardare le firme, non mi interessa, però era carino, mi piaceva anche perché aveva questo cinturino in vita che comunque segnava il punto vita, non è pesantissimo, però non è neanche leggero, secondo me per una mezza stagione, cioè non una mezza stagione, sì, per questo periodo un po' più autunnale, e questo è una S, quindi carino, spero mi vada bene e l'ho preso. Anche questo l'ho pagato 1 euro e questo ragazzi è stato tutto il mio shopping. Ho preso anche un paio di pantofole, però non nei banchi dell'usato, nuove insomma, però non so a farvele vedere perché non sono niente di che, anzi sono un modello un po' nonna style, però erano comode e quindi le ho prese. Cioè le ho viste comode perché non le ho neanche provate, spero mi vadano bene. E quelle le ho pagate 5 euro e basta. Per il resto, questo è stato tutto il mio shopping. È un po' deludente stamattina, devo dire, non c'erano tante cose. Poi forse non lo so, anche io non ero forse troppo ispirata. Boh, sono andata da sola e in genere vado con mamma al mercato. Stamattina lei non è venuta e forse quando sono da sola, non lo so, mi sono annoiata subito e me ne sono andata. E vabbè, comunque le due cosine che ho preso mi piacciono, spero mi vadano bene e adesso le metto a lavare. Vorrei approfittarne dato che sono sola a casa, Eleonora e Corrado sono appena usciti, io sono arrivata e loro sono usciti e sono andate a fare un giro, dato che c'è una giornata bellissima, e per far prendere un pochettino d'aria alla piccolina, cerco quando posso, quando il tempo lo permette, di portarla fuori all'aperto, perché in casa comunque si annoia e poi con le belle giornate è un peccato stare chiusi in casa, quindi loro sono usciti, io ne vorrei approfittare perché vorrei lavare per terra in tutta casa, quindi vediamo un po' quello che riesco a fare. Dovrei fare assolutamente anche fuori ai balconi, dovrei lavare perché veramente non si può più uscire. E quindi niente, io adesso mi cambio, mi metto in tenuta casalinga e vediamo un pochettino quello che riesco a fare. Raga, le pantofole sono queste, non sono il massimo dell'eleganza, insomma, però devo dire che sono abbastanza comode, non sono bassissime perché altrimenti mi viene mal di schiena e sono carine, dai, 5 euro poi vanno più che bene. Ok, io sto passando l'aspirapolvere, mi sono cambiata come vedete e ho passato già l'aspirapolvere qui nella zona giorno, quindi in cucina e qui in sala,
Vorrei dare una lavata al pavimento, come vi ho detto prima, però prima mi faccio una seconda colazione perché stamattina l'ho fatta prestissimo e ho di nuovo fame. Scusate, io intanto giro per casa e quindi faccio una seconda colazione. Sì, questi sono tutti i piatti puliti di ieri sera che ho lasciato lì ad asciugare e dopo li sistemo. E niente, quindi adesso mangio qualcosina e poi continuo e vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Ragazze, come avete visto, ho finalmente finito fuori. Sono riuscita a pulire tutti e tre i balconi e sono super soddisfatta perché era una vita veramente che rimandavo. Diciamo che negli ultimi tempi ha piovuto tantissimo e quindi ho sempre rimandato, ma oggi che c'è un sole pazzesco, appunto li ho fatti, sono veramente super fiera. Adesso devo lavare il pavimento di tutta casa e mi devo anche sbrigare perché è già mezzogiorno. Mi do una mossa perché credo che a breve torneranno, quindi voglio almeno finire di lavare il pavimento e poi devo dare una pulita ai bagni, ma quella posso farla anche oggi pomeriggio perché comunque insomma è una cosa che anche se c'è lei in giro posso farla lo stesso. Quindi adesso parto dalla camera da letto e poi mi sposto nelle altre stanze. Vi posiziono e niente, iniziamo, anzi, continuiamo. Thank you.
Ciao amore, guarda mamma. Amore. Ciao. Ciao mamma. Vai. Tutto, 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 tutto. Buongiorno ragazzi, vedete non sono a casa ma sono al parco con Ele. Ciao! E, oggi è una giornata bellissima, fa un caldo pazzesco, infatti sono a mezze maniche e abbiamo deciso, cioè ho deciso di portarla un pochettino al parco perché a casa insomma era un peccato stare visto che comunque c'era una giornata bellissima e faceva caldo. Lei ama stare qui alle giostre quindi l'ho portata. Adesso però stacco perché ci sono un gruppetto di persone che mi stanno guardando e niente, noi ci divertiamo un pochettino, poi pranzo dalla nonna, quindi oggi saremo tutta la giornata fuori casa, meno male. Aspetta amore, mamma ti spinge perché lei comunque a casa inizia ad essere ingestibile perché si annoia da morire e quindi ne approfitto e l'ho portata al parco. Amore, vuoi salutare? Ciao. A dopo. Via. Dove vai? Via. Chi cerchi, amore? Dove vai? Piano piano. Dove vuoi andare? Il cavallino? Oh, vieni. Il cavallino, vieni. Qui? Ciao. Bonjour. Inutile dirlo, oggi è ancora il giorno dopo. Questo video sta diventando il vlog infinito praticamente. Oggi è domenica, non ricordo esattamente ieri dove io vi abbia lasciato, forse mentre facevo le pulizie, sì. Poi ho fatto tutto di corsa perché all'improvviso sono tornati Eleonora e Corrado e io stavo ancora lavando il pavimento e infatti li ho lasciati fuori la porta di casa tipo per un quarto d'ora perché era ancora bagnato. Mi vedete super truccata perché ho girato un po' di contenuti e spero riesca a fare qualcosa di decente. Sto cercando di prendere la mano con i reel, ma io tutte quelle transizioni, quelle cose strane che fanno, non le so fare, quindi boh. E vediamo un pochettino quello che ho combinato. Il trucco di oggi mi piace tantissimo, con questi colori belli autunnali, marroni, io adoro questi colori. E ho utilizzato, se vi può interessare, la palette di Cosmify. Iconica, scusate la mia sporchissima ma si è sporcata tipo subito e ho utilizzato in particolare, aspettate che vi appoggio, ok vi ho appoggiate, scusatemi se cade tutto, dicevo ho utilizzato la palette Iconica di Cosmify. Devo dire che questa palette mi piace sempre tantissimo, ogni tanto la riprendo e la utilizzo. In particolare ho utilizzato, innanzitutto ho fatto la base del mio make up con una matita marrone, quella di Mia Make Up marrone, non so se la facciano più, comunque era un Kajal, e ho creato la struttura diciamo del mio make up. Poi sono andata a sfumare nell'angolo esterno Ovidio, che è questo marrone scurissimo, l'ho intensificato con una punta di nero e protagonista di questo trucco è questo shimmer molto carino che è Brigitte. E poi all'angolo interno ho fatto un mix di Grace e di che non lo leggo più, Diana, che è questo, però in particolar modo ho utilizzato di più questo qui e poi sono andata leggermente a schiarirlo con questo e sotto l'arcata per
sfumare un pochettino meglio, ho utilizzato questo color panna. Io preferisco l'arcata opaca. Un tempo utilizzavo tantissimo lo shimmer sotto l'arcata sopraccigliare, ma adesso preferisco l'opaco. Mi piace tantissimo anche la base, devo dire. Se vi può interessare, non mi potete rispondere, ma io ve lo faccio vedere lo stesso. Ho utilizzato questo fondotinta di Catrice che devo dire sto amando, cioè soprattutto in video, cioè ho una pelle perfetta. Anche da vicino non è male, anzi, è semplicemente un po' secchino in alcune zone, ma io ho la pelle secca e devo dire che ultimamente con la skincare non sto proprio super attenta, quindi è colpa mia. Però devo dire che mi piace tantissimo, in video è proprio bello ed è il True Skin appunto di Catrice. E poi ho corretto le occhiaie con il correttore di Astra, in realtà ne ho utilizzati due. Ho utilizzato sia il Long Stay e sia questo della linea Pure Beauty, entrambi nella colorazione 02. Questo è molto più idratante, mi piace di più e questo è un po' più coprente, quindi utilizzo prima questo e poi vado di questo. E niente, anche i prodotti base sono di Astra, cioè blush e terra. La terra purtroppo si è distrutta, è questa, e il blush è questo, che è il numero 03, sto amando, infatti ha il buco. E come cipria ho utilizzato questa qui di Essence, che amo. E per le sopracciglia, vi faccio anche vedere le sopracciglia, ho utilizzato sempre di Astra la matita, la Geisha Brows, nella colorazione più scura. Ah, e Combo Labbra, ragazzi, pazzesca, di questi vi ho fatto anche un reel, speriamo di riuscire a caricarlo, insomma di riuscire a fare qualcosa di carino. Comunque ho utilizzato questi due prodotti, la matita sempre di Astra, che è la numero 33, quelle normali, quelle che si temperano, scusate il rossetto sulle mani, e poi ho utilizzato sempre di Astra questo rossetto liquido nella colorazione 12. Ed infine ho picchiettato solo al centro, eccolo, questo lip oil sempre di Astra, e mi piace tantissimo perché non è appiccicoso, è molto confortevole sulle labbra e poi dà questo effetto un po' lucido che mi piace tantissimo. E questo è stato il trucco, devo dire che io amo, però tra un po' mi strucco anche perché non devo fare niente stamattina, oggi è domenica, non so se ve l'ho detto, sto per cucinare. Prima che me ne dimentico, così le metto a posto, vi faccio vedere le due cosine che ho comprato. Guarda, amore! Da Maurice c'è un reparto dove ci sono tutte cosine a 1 euro. Io impazzisco per quel reparto, infatti sono sempre lì. E ho trovato queste spugne per lavare i piatti. All'interno 3, 6, sono 10 spugne, piuttosto piccoline, però per 1 euro, ragazze, non avevo grosse pretese. Infatti c'è scritto 10 pezzi, io le ho contate, vabbè. Comunque, spugne per il bagno. Poi ho preso questi sacchetti ermetici, vieni amore. Guarda, guarda. Nino! Questo è il suo migliore amico. Nino si chiama, vero? Mantieni, mamma, mantieni. Allora, poi ho preso questi sacchetti che io cercavo da Ikea. L'ultima volta che ci sono stata non li ho trovati, quelli grandi, che utilizzo tantissimo per conservare il pane. E dato che Ikea non è proprio vicinissimo a casa mia, non mi andava di ritornarci per poi magari non trovarli. Sì, papà. E quindi li ho trovati da Maurice. Spero che la grandezza sia giusta. C'erano solo questi. E dopo lo apro così vedo un po' se appunto la misura va bene. All'interno sono presenti 32 pezzi, 20 sacchetti da 18x24 e 12 da 26x32. Questi. E poi ho preso, mi serviva urgentemente un tappetino da utilizzare lì sulla cucina perché io non ho lo sgocciolatoio, non so se si chiama così, e ogni volta non so dove appoggiare i piatti, devo sempre utilizzare strofinacci o comunque cose che ho già io, insomma, però volevo una cosa specifica per utilizzarla appunto quando lavo i piatti e volevo appunto un tappetino. E ho preso questo nel reparto sempre di Maurice ad 1 euro. Lo proverò. Ne avevo presi due inizialmente, però poi ne ho preso alla fine solo uno perché li voglio prima provare. E appunto ho preso questo.
Questo è anche lavabile in lavatrice, dopo lo provo, lo apro e vediamo un po' com'è. Ed infine ho preso l'asse da stiro piccolino, quello da tavolo, che volevo sempre da IKEA e che non avevo trovato la scorsa volta. Che è successo? L'ho trovato da Mauris a 10 euro e l'ho preso, questo, bello grande. E sicuramente lo utilizzerò molto di più rispetto al classico asse da stiro, perché quello ogni volta vallo a prendere, aprilo, è ingombrante. Invece questo lo appoggio sul tavolo e non ho neanche il problema che magari Eleonora si possa avvicinare, perché spesse volte quando sto stirando con l'asse normale lei ci si arrampica vicino e ho paura. Insomma, questo invece lo appoggio sul tavolo ed è più sicuro. E queste sono state tutte le cosine che ho preso da Maurist, niente di che. Adesso, ragazzi, è mezzogiorno, io penso di interrompere qui il video perché appunto le preparo il pranzo e pranziamo appunto entrambe, poi riposino e magari ci aggiorniamo più tardi nel pomeriggio e vediamo un po' quello che riesco a combinare più tardi. Quindi per il momento vi saluto e ci vediamo dopo. Ragazze, rieccomi, sono le 4 e un quarto del pomeriggio. Ele si è svegliata da un'oretta più o meno. Oggi ha dormito pochissimo rispetto ai suoi orari, però vabbè, fa niente. E siamo già pronte, sia io sia lei. Vieni qua, mamma, vieni, vieni un po', fatti vedere, vieni qua, mamma ti fa la foto, vieni. Ele, adora nascondersi. Vieni, mamma, vieni, guarda, vieni, mamma, ti faccio vedere una cosa, vieni. Fatti vedere come sei bella, guardatela. Che bella! Che bella signorina! Che si stava truccando! Fai vedere come ti trucchi? Brava! Sei proprio uguale a mamma! Brava! Noi siamo pronte perché dovete sapere che nel mio paese ogni anno ad ottobre c'è la festa della Madonna, c'è appunto questa statua, diciamo così, questo quadretto della Madonna che fa il giro di tutto il paese. Questa festa dura tipo 3-4 giorni e appunto, visto che comunque siamo già pronte, cioè nel senso lei si è svegliata presto e quindi a casa, amore, arriva mamma! È insopportabile perché si annoia, fa sempre le stesse cose e ad un certo punto comincia a sclerare. Adesso andiamo da mia suocera perché è proprio la strada in cui oggi passerà cioè passerà la Madonna, diciamo così. È una festa di paese, però io sin da quando ero bambina mi piaceva tantissimo. Ci sono tutte queste persone a fare questa sorta di processione seguendo la Madonna. Amore! E niente, quindi andiamo a casa di mia suocera perché oggi passerà proprio nella strada dove abita lei e facciamo una passeggiata, quindi ne approfitto. Se riesco vi riprendo qualcosa, almeno vi faccio, mi spiego meglio, vi faccio capire quello che intendo. E poi ragazze, penso di chiudere qui questo vlog perché, brava, è durato tantissimo e niente, vieni qua, vieni, salutiamo. Io come sempre vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, saluta. Saluta qui, saluta a tutti. Ciao. Ciao.